appunto. Sarebbe presuntuoso. GPS è un'azienda specializzata nella vendita di calzature, pelletterie e accessori per tutta la famiglia. L'attenzione alla qualità dei prodotti è altissima e strizza sempre l'occhio alle nuove tendenze. Nei vari punti vendita troverai prestigiosi brand che propongono calzature e accessori trend e particolari. Guess, Nero Giardini, La Martina, Lacoste, Rocco Barocco, Pollini, Piquadro e molti altri. Vieni a trovarci a Patti in Piazza Gramsci, a Milazzo al centro commerciale Parco Corolla, a Capodorlando in Via Piave e a Licata al centro commerciale Il Porto. Ti aspettiamo! Bieco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Bieco SRL, al servizio dell'ambiente. Amici all'ascolto, eccoci dunque puntuale con la nostra consueta trasmissione, soprattutto in questo periodo. D'altra parte mancano solamente 2 mesi per quanto riguarda la prossima campagna elettorale per le amministrative di Patti e per la conquista della poltrona di primo cittadino. Abbiamo ogni studio un imprenditore, Giorgio Scarcella, che ufficializza, ecco, è il caso di dirlo proprio oggi, e nella nostra sede, nella nostra emittente, la nascita di un nuovo gruppo politico denominato, che fa capo ad una lista civica, denominata Forza Patti. E quindi è veramente un'altra anteprima che riguarda la nostra emittente. E quindi presentiamo l'imprenditore nel settore finanziario ed immobiliare, Giorgio Scarcella, al quale chiediamo il perché di questa nuova nascita di questo gruppo di forza sociale, di forza di lista civica. Intanto buonasera direttore, a lei e a tutti gli spettatori. E questo gruppo che io rappresento nasce circa 2 anni fa, perché si è sentita la necessità di creare una realtà politica ricca di idee e di innovativi progetti, con l'intento di lavorare nell'esclusivo interesse della nostra città. Perfetto. Ecco, ma praticamente che cosa intendete, perché ognuno ha un proprio programma, ha una propria iniziativa, ma voi, il vostro gruppo, cosa intende concretamente, ecco questo è importante, realizzare per la città di Patti? È importante, il nostro compito sarà, qualora gli elettori ce lo consentano, quello di garantire innanzitutto alla città tutti i servizi di cui la stessa necessita, sia in termini quantitativi che qualitativi. Penso poi alla necessità di interloquire con i cittadini in modo che siano questi ultimi a far conoscere ai propri amministratori le esigenze che, per esempio, attraverso la creazione di un apposito ufficio che si occupi di ricevere tutte le istanze che provengono dai cittadini, che hanno negli ultimi anni dimostrato di essere molto attenti alle problematiche della città. Ecco, ora passando ancora, scendendo di più nei dettagli, ecco, quali sono le vostre iniziative, soprattutto per quanto riguarda il campo turistico, il campo... prego. Benissimo, una cosa molto importante è quella di valorizzare il più possibile tutte le risorse che davvero sono tante nel nostro territorio. Basti pensare alla sua vocazione turistica, abbiamo una delle più belle spiagge d'Italia e praticamente abbiamo un lungomare meraviglioso, una villa romana che oggi tutti ci invidiano, un centro storico, un Tindari. Perfetto, per fare Tindari. Che cosa intendete fare? Noi, allora, innanzitutto bisogna capire
che l'estate non è solo ad agosto, l'estate da Bravo. noi è da maggio fino alla fine di settembre. Perfetto. Quindi incrementare innanzitutto, noi siamo nella posizione migliore, nella posizione più vicina alle isole Eolie. Quindi un potenziamento intanto del pontile, del nostro pontile, dell'attracco che abbiamo, intanto con una fornitura di un rifornimento per le imbarcazioni, in modo che consenta a tutte le imbarcazioni, sapendo che possono rifornirsi di carburante nella legalità massima e a tutela dell'ambiente, quindi un rifornimento per le piccole e medie Ecco, praticamente quello che imbarcazioni. volevano fare a San Giorgio di Girosamaria, ma che poi Ma non hanno fatto. un'occasione secondo me persa perché oggi il nostro territorio Certo. basato su una vocazione turistica bisogna garantire i minimi servizi per cercare di attirare Fermo persone nella nostra restando di città. evitare al massimo. Al massimo la tutela ambientale e l'impatto ambientale, questo non si Perfetto, ecco. discute. E poi praticamente avendo cioè queste perle che si chiamano isole Eolie di fronte, cioè dove vanno quasi tutto il mondo a visitarle, bisogna sfruttare al massimo questo Aumentando aumentando il il collegamento, collegamento. come dicevo prima, non solo ad agosto, ma da maggio ad agosto. Perfetto. Ecco, un'altra cosa che così parlando, veramente, e se si riuscirà a realizzare sarebbe una cosa veramente eccezionale, prego la regia, tra parentesi, di poterlo mandare in onda. Ah, mi sembra che avete intenzione, di quello che ho capito, di realizzare un progetto per la riqualificazione di una determinata zona della città. Ecco, eccola, vediamo, ecco, vediamo il progettino. Questo è proprio così, infatti ho portato qui con me una copia del progetto che vogliamo realizzare nella zona, purtroppo ormai già da tempo, in cui si trova un palazzetto dello sport, proprio di Perfetto. fronte all'ospedale. Così si può vedere, abbiamo intenzione di realizzare una cittadella dello sport che prevede un campo coperto dove all'interno si possono fare tre tipi di attività, il basket, la pallavolo e il calcetto, poi una piscina coperta utilizzabile tutto l'anno. E poi un campo di calcetto in erba sintetica Sì. all'aperto, un campo da tennis e una bella pista di pattinaggio su rotelle. E Perfetto. praticamente poi tutto ciò è una pista ciclabile che circonda tutta la cittadella, ma si prolungherà lungo il perimetro del Parco Robinson, oggi di fatto inutilizzato. Perfetto. Al limite il cittadino di quello che ci sta ascoltando, sì, belle chiacchiere, come al solito, ma i soldini chi li mette? Prego. Benissimo, il progetto verrà finanziato con fondi comunitari. Proporremo la costituzione di un ufficio presso l'ente che si chiamerà Sportello Europa, per avere accesso alla programmazione, ai bandi e per i finanziamenti europei. Ciò sarà possibile attraverso un'adeguata preparazione professionale del Quindi, personale del comune. secondo voi non ci dovrebbero essere problemi di No, soldini. assolutamente. Il Noi ci comune, mettiamo oggi la ecco. faccia qua, oggi vengo io in rappresentante del nostro gruppo e questo è un impegno che noi manterremo con la città di Senza Patti. dubbio si tratta di un progetto ambizioso, e non dovrei nasconderlo. Se voi siete in grado, sarete in grado di poterlo fare, sempre in caso di vittoria, o in caso di vittoria. Bene, questo progetto è un impegno che il gruppo prende con i cittadini pattesi. Ma non è la vera sfida che noi stiamo per affrontare, perché tra i nostri obiettivi c'è anche quello di essere il primo gruppo politico della città di Patti. Vabbè, questo sì, la vostra ambizione è anche giusta, però Certo, chiaramente la palla, come si suol dire, passa saranno ai poi i votanti. Perfetto. E votanti. a proposito, naturalmente sorge spontanea, fino adesso abbiamo presentato il vostro progetto, quali sono le vostre iniziative, ma voi già avete deciso a 2 mesi, e già siamo quindi in termini quasi, stiamo andando oltre, a chi avete deciso a chi appoggiare, oppure al limite di scendere direttamente in campo? Vede, sono in corso confronti con altri gruppi politici, con lo scopo di sostenere insieme un candidato che faccia promotore e realizzatore degli obiettivi comuni. Questo
qualora entro la fine del mese in corso non, tra 10 giorni, certo, circa, non si dovesse trovare un punto d'incontro con gli altri gruppi, siamo pronti a scendere in campo con un nostro candidato. Mi preme dire però che sin dall'inizio, noi circa 2 anni che lavoriamo su questo gruppo, e sin dall'inizio non per presunzione abbiamo gente competente, gente che possa rappresentare la città di Patti, ma trovo offensivo che tutti questi candidati oggi che si propongono per la gestione o la miglior gestione della città di Patti, il numero è troppo eccessivo, cioè riteniamo che poi alla fine sono candidati sono eccessivi, certo, quindi riteniamo che è offensivo anche per i cittadini, perché serve solo a creare confusione. Però poi alla fine sono le stesse persone che hanno governato la città fino ad oggi. Mi sembra di poter dire, di poter notare dal suo dire che voi escludete in partenza di scendere in campo come vostro candidato a sindaco. Ma l'ho detto poco fa, l'ho detto, dico, mi sembra, però, ecco, dico, già un'esagerazione sentire e leggere sui giornali. Dando corso alle iniziative, alle indiscrezioni che poi tra l'altro spesso e volentieri sono l'anticamera della verità, ecco, si parla, si dice che voi intendete appoggiare il sindaco uscente Mauro Aguino. Ecco, a tal proposito, una sua versione ufficiale, in modo da dire è possibile, non è possibile, ci sono altri candidati, fermo restando che, dato che lei rappresenta, è il coordinatore, diciamo, di Forza Patti, che tra l'altro è anche politicamente è vicino a Forza Silvio, ovvero Silvio Berlusconi e Forza Italia, e quindi al limite se si potrebbe andare verso un collegamento con quella che rappresenta attualmente Forza Italia, ovvero Mariella Gullo, ecco, specifica il tutto. Ecco, a voi, a lei la parola. E allora, per quanto riguarda, non le nego, ecco, che il primo rapporto che abbiamo avuto 2 anni fa è stato con il sindaco uscente Mauro Aguino. Ho sempre distinto l'amicizia con la politica. Con Mauro Aguino, amico mio, ci lega un'amicizia da 30 anni. Sotto l'aspetto politico è doveroso dire che ancora da noi vige il principio di democrazia, una scelta ben precisa non è stata fatta, però qualora entro fine mese, diciamo, diamoci una data in questa maniera, le cose dovranno concludersi, perché ormai è giusto, anche per necessità propria, cioè del nostro gruppo, capire chi è il candidato, quindi iniziare la campagna elettorale. Per quanto riguarda l'onorevole Mariella Gullo, noi prendiamo atto che da poco tempo è passata in Forza Italia, però, e ci tengo a precisare, oggi stiamo scendendo in campo con una lista civica e non con il simbolo di Forza Italia. A tal proposito, scusa se dentro un attimo, gli elettori si mettono a ridere, sono a sorridere con questa scusa di forza di lista civica, praticamente si fa quello che si vuole. No, vede, io non considero questo discorso va fatto quando ritengo non ci siano le condizioni, quindi la gente cerca di arrampicarsi a destra e a sinistra. Non ci assolutamente compete un ragionamento del genere, e praticamente noi siamo di un'area moderata di centrodestra e non vogliamo una scusa per uscire con la lista civica e poi appoggiare un candidato a sinistra. Dico, nella città ci conosciamo tutti e ho sempre distinto la politica con l'uomo. Nella città si punta sull'uomo, la politica è una quindi cosa anche se che l'uomo, viene... Scusa, anche se l'uomo fa parte di un gruppo di moderati dell'area del centro-sinistra. Ma vede, centrodestra o centrosinistra, con le liste civiche si può fare tutto. Lascia poco, cioè, da dire, nel senso, oggi c'è l'intenzione. Vede, la cosa che mi fa sorridere è che praticamente si parlano di assessorati, si parlano di candidati a sindaco, ma la cosa vergognosa è che non si parla della città, dei programmi e di quello che si intende fare per la nostra città. Noi abbiamo tutta la buona volontà, abbiamo un sacco di idee, ce le abbiamo pronte per offrirle qualora dovessimo appoggiare un candidato a sindaco. Vogliamo vedere se dall'altra parte, che noi
ci confronteremo, c'è la volontà di dare una svolta che oggi noi proponiamo alla città. Perfetto, mi sembra che abbiamo toccato tutto il vasto campo della politica pattese e allora in conclusione possiamo dire che oggi avete presentato ufficialmente la vostra lista civica Forza Patti, nello stesso tempo avete illustrato il progetto che intendete realizzare in caso di una vostra È un vittoria. impegno nostro personale. Perfetto. Ed infine che fra 10 giorni direte ufficialmente a chi Chissà. intendete appoggiare. Bene, mi Corretto. sembra che abbiamo detto tutto. Grazie per la cortese attenzione, cari telespettatori. Lo stesso Grazie a tutti voi. ringrazio Giorgio Scaccella, imprenditore nel settore finanziario ed immobiliare. Quindi è tutto, nuovamente grazie e buon proseguimento con i nostri programmi. Buonasera. P Eco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale compost. Pieco SRL al servizio dell'ambiente. Gipis è un'azienda specializzata nella vendita di calzature, pelletterie e accessori per tutta la famiglia. L'attenzione alla qualità dei prodotti è altissima e strizza sempre l'occhio alle nuove tendenze. Nei vari punti vendita troverai prestigiosi brand che propongono calzature e accessori trend e particolari. Guess, Nero Giardini, La Martina, Lacoste, Rocco Barocco, Pollini, Piquadro e molti altri. Vieni a trovarci a Patti in Piazza Gramsci, a Milazzo al centro commerciale Parco Corolla, a Capodorlando in Via Piave e a Licata al centro commerciale Il Porto. Ti aspettiamo!